Un saluto a tutti i telespettatori, cominciamo con la carrellata delle notizie flash provinciali del 15 gennaio 2014, curate dalla redazione di Telenicosia. Nicosia, la vicenda dei fontanieri dipendenti del comune comandati presso Acqua Enna, che invece non richiede le loro prestazioni, arriva in consiglio comunale. Polemiche dell'opposizione contro l'amministrazione comunale rea di aver affrontato la questione in modo superficiale. Dal dibattito è emerso che si sta cercando una soluzione. Nel frattempo i lavoratori sono stati posti in ferie forzate. Nicosia, l'affidamento degli impianti sportivi dello Stefano Lamotta al centro dell'attenzione del Consiglio Comunale. Durante il dibattito sulla mozione presentata dal consigliere Laggiglia è emerso che l'amministrazione avrebbe affidato i suddetti impianti alla società sportiva ASD La Vigneta. Nicosia, il commissario straordinario della provincia di Enna, Salvatore Caccamo, ha ordinato la chiusura con decorrenza dal 13 gennaio 2014 e fino al prossimo 31 gennaio 2014. È stato chiuso al transito la strada provinciale numero 18 Nicosia Gira nel tratto dal chilometro 16250 al chilometro 20900 circa, in entrambi i sensi di marcia. La chiusura è dovuta ai lavori di rifacimento della strada provinciale 18. Enna, è stata da poco aperta dalla Procura di Enna un'inchiesta su alcuni corsi di formazione della regione che si sono svolti negli ultimi anni in provincia. Le investigazioni sarebbero concentrate sull'utilizzo di denaro pubblico proveniente dalla regione per i corsi di formazione ed in particolare sull'effettività dei corsi realizzati negli ultimi anni, perché il sospetto è che in alcuni di essi possono essere stati solo fittizi, finalizzati cioè a ricevere indebitamente denaro pubblico, mentre in altri casi si lavorerebbe sulla gestione contabile. Palermo, buone notizie arrivano per i 18.500 lavoratori precari degli enti locali, 5.800 auto e 2.200 precari di ASP ed ospedali. L'ARS ha approvato un articolo che permette la proroga dei contratti fino al 31 dicembre 2016, ma individua anche in questi tre anni dei percorsi per la stabilizzazione di questi lavoratori. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione delle notizie flash, curate la redazione di Telenicosia. Per approfondimenti su notizie rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere alla redazione @telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.